Buongiorno a tutti, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Oggi è martedì 9 ottobre, grazie a tutti di essere ancora qui con noi. Anche oggi seguiremo un po' i protagonisti della nostra città, ovviamente è martedì, quindi parleremo di periferie. Ma prima di iniziare ad entrare nel vivo della nostra trasmissione di oggi, vi ricordo che domani è l'ultimo giorno possibile per presentare le votazioni, presentare le vostre candidature, presentare i vostri preferiti che volete vedere entrare nelle nuove categorie dei Milano Storytelling Awards. E quindi, come di consueto, vediamo il contributo filmato. E quindi affrettatevi, mancano veramente pochissime ore. Domani nel pomeriggio chiuderemo le votazioni appunto per i Milano Storytelling Awards 2018. Come vi dicevo, oggi è martedì. Martedì si parla di periferie, quindi il padrone di casa del martedì è lui, ed è qui di fianco a me, Walter Cherubini. Buongiorno, Walter, di Consulta Periferie Buongiorno e Milano. buona giornata a tutti, ben ritrovati. Buongiorno, come sempre, Walter ci porta un ospite. Chi ci ha portato oggi, Walter? Oggi abbiamo Roberto Gariboldi, che è presidente dell'associazione Amici della Certosa. Amici della Certosa, ecco, mi permetto così di evidenziare in località Garegnano, poi spiegheremo un po' com'è tutta quanta la vicenda, è quella che uscendo dall'autostrada, vedete sul il retro della Certosa, Infatti adesso subito ci ci passerà spiegherà l'auto. bene Roberto, perché insomma, buongiorno Roberto e grazie mille di essere con noi. Buongiorno. C'è poco da fare, quando sentite parlare di Certosa, tutti quanti prendiamo la macchina, andiamo sul Naviglio e si va verso Pavia. La Certosa di Pavia. La Certosa di Pavia, e invece scopriamo che esiste, anzi, ed è più vecchia della Certosa di Pavia, una Certosa che a tutti gli effetti è la Certosa di Milano. È vero, la sorella minore, quella di Pavia, che è venuta dopo, ha un po' offuscato la fama di questa Certosa, che è la primogenita di Lombardia. In effetti, la Certosa, fondata questa Certosa qua di Milano, fondata nel 1349 da Giovanni Visconti, che era signore e vescovo di Milano. E lui fonda questa Certosa per la città di Milano. Nell'atto di fondazione, che è conservato all'archivio di Stato, è detto esplicitamente Cartusie Mediolanensis, perciò Certosa di Milano, e conservò questo nome in tutti i documenti fino al 1782, anno di soppressione della Certosa, quando i monaci furono allontanati. L'anno successivo, nel 1783, divenne sede della parrocchia del paese di Garegnano, e da allora, lentamente, col tempo, si cominciò a chiamarla Certosa di Garegnano. Ma in effetti il suo nome vero, originario, è Certosa di Milano, perché questa è la vostra Certosa, è la Certosa per i milanesi. Ecco, appunto, la Certosa, quella che poi alcuni, quelli più attenti, hanno chiamato negli anni Certosa di Garegnano, sbagliando, appunto, perché effettivamente Garegnano era un paese che esisteva Più che lì hanno sbagliato, più in improprio. proprio, aveva preso il nome giustamente del paese che una volta c'era, ma stata creata e fondata appunto invece per Milano. Cosa rimane adesso della Certosa di Milano? Beh, rimane la Certosa, ma soprattutto rimane una cosa che nessun milanese a volte ci pensa, che è il viale Certosa, che prende il nome proprio da quella Certosa lì e non da Certo. chissà quale altra Certosa. E comunque rimane una bella testimonianza di questa Certosa. È vero, mi dicevi prima fuori onda un po' decapitata in vari luoghi, in Sì, vari sì, sì. posti, un po' più piccola di come Rimaneggiata, rimaneggiata, diciamo, rimaneggiata. ritagliata tra l'autostrada e il quartiere, no? Sì, dunque, della Certosa, intanto fondata nel 1300, metà 1300, come ho detto, di trecentesco rimane un muro soltanto. Perché a metà 500, dalla metà del, i monaci ristrutturarono completamente la Certosa. Perciò noi vediamo un monumento tardo cinquecentesco, importante, con affreschi meravigliosi, Pedersano, Crespi,
vediamo un chiostro, l'unico che è rimasto, perché il grande chiostro che, dove c'erano le celle dei monaci è stato prima trasformato in deposito da polvere da sparo dagli austriaci, e poi col tempo è andato distrutto e attualmente sullo spazio del grande chiostro passa l'autostrada. Entrando in Milano tutti vedono il retro di una chiesa. Io migliaia di volte quando vengono a visitare la Certosa sento dire: ah, ma io ci passo ogni giorno, ma non immagino una cosa c'è dietro questo muro. Dietro questo muro c'è uno dei più importanti monumenti artistici milanesi. È l'angolo dei, stavo pensando in questo momento mentre lo dicevi, che comunque è un angolo dei primati italiani e milanesi quella. Perché insomma, la più vecchia certosa di Lombardia è lì. La prima autostrada del mondo è lì, perché è Esattamente. stata buttata giù per farci la prima autostrada del mondo. Quindi, insomma, un angolo da Guinness dei primati quasi, verrebbe a dire. Peccato appunto non poter più vedere la certosa in tutto il suo splendore. Però, Roberto, so che sono tanti anni che tu vivi, diciamo, in simbiosi con la certosa, Ed è giusto? quando si sceglie il posto ideale in cui vivere e poi dopo ci si affeziona. È più di 40 anni che io collaboro in Certosa, sono archivista della Certosa. Mi sono sempre ho scritto più libri sull'argomento e mi sono sempre occupato di seguire tutti gli avvenimenti, concerti, mostre di pittura, cose di questo, l'attività culturale della Sui libri è molto Certosa. interessante quello che mi facevi notare anche prima, appunto, anche l'evoluzione del nome stesso Sì. della Certosa, che giustamente all'inizio tutti chiamavano Certosa di Garignano, e poi, giustamente tu, avendo visto gli archivi, avendo visto la storia, avete detto no, bisogna rimettere in auge un po' il nome. E Certo. quindi abbiamo il primo, mi piace perché abbiamo il primo libro che si chiama. Beh, parla di Simone Peter, degli affreschi di Perfetto. Simone Petrezzano, è la mano del maestro Simone Petrezzano alla Certosa di Di Garegnano, che Garignano. era la denominazione sempre usata sino ad Fino ad allora. Poi allora. Poi hai voluto farne un secondo di libro. ho fatto un altro Tiro libro più più piccante, anzi, passa, recente, me lo faccio vedere io intanto. e Così il lo faccio vedere titolo a chi è a casa. Infatti, ha già subito una variazione. perché qui sotto si vede che è la Certosa di Milano in In Garegnano. Garegnano. Poi, questo che anno era? 2013. 2013, mi sembra. 16. Quello che mi passa adesso invece è 2000? 2016, dopo 3 anni, 17, già la terza ristampa. finalmente Roberto vince la sua battaglia e diventa la Certosa di Milano a tutti gli effetti, che ricordiamo essere in fondo a Viale Certosa, quindi appena dopo il ponte della tangenziale, all'angolo con Via Garegnano, quindi comunque Garegnano rimane come nome toponomastico della zona, un luogo sconosciuto però ai più, ahimè, Roberto, Se no. Vai, posso inserire un sì. argomento, Io spero di aver sbagliato, no, no, anzi. no, Ma no, è giusta la tua osservazione, peccato. no, no, giustissima. Dall'anno scorso è subentrato il Turing che ci ha offerto una collaborazione, che noi ovviamente abbiamo accettato, e siamo entrati a far parte dei monumenti seguiti dai loro volontari aperti per voi. Questi volontari vengono in Certosa il sabato e la domenica soltanto e seguono un po' la Certosa, non fanno le guide. Le guide siamo noi di Amici della Certosa, ma però loro seguono il monumento, certamente danno qualche Indicazione, una indicazione, ma non hanno formazione. il compito specifico di fare delle visite guidate, che continuiamo a E comunque poi seguire. già tenerlo aperto, già avere gente È comunque che importantissimo. lo segue, che lo tiene, E poi la lo fa vivere. risonanza che ha il Turing ha portato a io direi, un incremento del 30-40% di visitatori. Anche perché se sì, io vengo in zona in bicicletta, ad esempio, che è comodissima, sono due bellissime piste ciclabili a quelle parti, in macchina, col tram che passa davanti. Da nessuna parte trovo indicazioni che ho un gioiello di storia Questo né purtroppo è vero, la dietro. grandissima carenza è la segnaletica. La segnaletica è praticamente assente. Walter, noi questo tema qui è un po' che ci stiamo avvicinando, che so che sembra magari più un tema magari un po' strano, io adesso stiamo qua a parlare di cartelli stradali, è che è simbolo di un certo tipo di pensiero in realtà. Ma più che altro di approccio alla città. Per esempio, di Roberto Schena c'è Milano, la città dei 70 borghi, che era stato anticipato da un altro libro di Riccardo Tamaro, Antichi borghi della periferia milanese. Allora, noi abbiamo una realtà sul cosiddetto territorio periferico con tutta una serie di monumenti che gli stranieri che vengono a Milano
non visitano perché non segnalati, non indicati, ma conoscono poco anche i milanesi medesimi. Questo è uno dei temi. Però ci sono, solamente per andare a citare così, nello spazio cittadino cosiddetto periferico, abbiamo appunto la Certosa di Milano in località Garignano, diciamo così nell'area nord-ovest di Milano. Se andiamo più a nord abbiamo Villa Clerici a Niguarda. Se ci spostiamo più nella parte est-sud-est troviamo l'abbazia di Chiaravalle. No. Se ritorniamo per esempio a ovest, abbiamo quello che è stato nella recente cronaca dibattuto, che è il cavallo di Leonardo, che poi non è proprio il cavallo di Leonardo, ma è fatto su disegni di Leonardo. Cavallo disegnato eccetera, a Leonardo sarebbe no. chiamato. Dov'è che troviamo un'indicazione del cavallo di Leonardo che si trova dentro l'ippodromo del Galoppo? Quando uno arriva all'ippodromo del Galoppo e allora sopra c'è un'insegna, c'è il cavallino con sotto cavallo di Leonardo. Quindi trovare il nome solo sul citofono. È come se noi arrivassimo in Piazza del Duomo, no? E lì trovassimo sopra il Duomo, sopra la Madonnina, no? Una scritta che dicono l'effigie del Duomo e dice Duomo di Milano. No? Ho capito, quando arrivo in Piazza del Duomo lo vedo che il Duomo è lo stesso lì. Tenuto conto di una cosa, che il museo dello Stadio San Siro, no? È il terzo museo visitato a Milano, perché il Duomo fa... Ogni volta che mi dà questa notizia rimango sorpreso. Fa oltre 2 milioni di visitatori, 2 milioni e 100 nel 2017, il museo del Duomo è il Duomo. Nel recente giugno-luglio il museo dello stadio ha avuto 75.000 visitatori. Nonostante quel prezzo. Allora, nel momento in cui Leonardo sicuramente è un personaggio conosciuto mondialmente, l'anno prossimo sarà esattamente il 500esimo. Allora, il cavallo di Leonardo si trova a 100 metri di distanza dallo stadio. Allora, in quel deserto che è il piazzale dello sport, ci potrebbero essere tranquillamente delle piccole installazioni che rimandano, vai 100 metri più in là e vedi un monumento monumentale, proprio perché è alto 8 metri, largo 7,5, pesa 14 tonnellate, quindi è proprio imponente come bellezza. Poi c'era in precedenza nella struttura dell'ippodromo, c'erano anche tutta una serie di calchi. Sì. No? Dove uno poteva anche capire come è stato fatto. Perché parli al passato? Sono ritolti? Ma io ho l'impressione che non ci siano, però non lo so perché. È molto interessante che quello c'è tutti gli studi certo, di come sono arrivati a fare il cavallo. Rimangono sicuramente delle immagini della fonderia e quant'altro. Allora, questo è il tema. Allora, è chiaro che noi ci muoviamo a livello cittadino con il Duomo di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele, Piazza della Scala con la Scala, il Castello Sforzesco e il Cenacolo. Milano finisce lì per certi punti di vista. E sicuramente anche come attrazione turistica, questo diciamo che è già un bel polmone. Ma per esempio tutti gli stranieri che vengono a Milano sicuramente non vanno negli alberghi del centro. Noi abbiamo una struttura di 400 alberghi a Milano che sono disseminati un po' ovunque. Uno anche di fianco al cavallo di Leonardo, uno anche di fianco a pochissimi metri da cavallo c'è un albergo con un bel po' di camere, sono a 75 metri sarà circa. Infatti. Allora, uno che viene lì, è chiaro che un turista viene, ma chi è che gli indica, guarda, che lì puoi andare da una parte o dall'altra? Allora, è chiaro che ci vuole un pochettino l'individuazione di un percorso, e su questo che Consulta Periferie Milano sta lavorando, perché ci sono tante piccole iniziative importanti, ma non trovando un collegamento non riescono a far emergere l'altra faccia della medaglia di Milano, e quindi rimane sempre, ma anche per i milanesi rimane sempre una medaglia, ma anche nelle scuole questo accade. Allora bisogna trovare un sistema che diventi sistemico tutto questo esserci, in maniera tale che poi sia naturale. Io vado in Piazza del Duomo a vedere il Duomo, quello che voglio, ma poi quando ritorno nel mio luogo posso soffermarmi perché c'è un altro monumento
che nessuno conosce, ma posso dire quella lì è una cosa sicuramente importante, come per esempio la Certosa. Questo è un po' lo scenario e alcune iniziative che abbiamo nel percorso a scuola di periferie proprio verranno dedicati a partire dalla conoscenza, ma soprattutto cercare di costruire anche una struttura organizzativa che consenta poi, al di là poi delle solite invocazioni perché si faccia, ecco, cerchiamo di mettere in campo un'iniziativa strutturata che possa abbracciare la periferia di Milano e proprio tutte queste belle realtà che ci sono da vedere. Ecco Roberto, dicevi appunto che da qualche tempo, da quest'anno dicevi, il touring ha insomma l'anno scorso ha acceso l'attenzione sulla vostra Certosa e quindi qualcosa già si sta muovendo. Ecco. Sì, no, l'afflusso di persone è decisamente cresciuto. E quello che è interessante è che veramente, come dicevi prima, moltissimi milanesi dicono: ah, ma non lo conoscevo, è bello, ma noi conoscevamo il muro quando andavamo via da Milano, tornavamo, ma di qua c'è lo splendore. Ed è una grande sorpresa. E quello che è interessante è che sta crescendo anche l'afflusso di stranieri. Però prima arrivano quelli, qui invece seguono un po'. Ah, meno male. Però tutti indistintamente riprendono il tema precedente. È difficile arrivare qui. Non c'è indicazione. Qui penso che ad esempio. Ma perché non c'è un'attenzione complessiva? Perché penso che ad esempio sicuramente, non so, lì è Municipio 8, credo, no? Sì. Ecco, Municipio 8 sicuramente avrà attenzione, avrà un contatto con voi, però lì si apre un altro capitolo. Con il fatto che il Municipio 8 probabilmente da solo potrà mettere delle indicazioni per segnalare dov'è la Certosa. Ma noi dobbiamo, no? Cioè purtroppo si ragiona a compartimenti stagni. Perché? La nuova linea lilla della metropolitana milanese, sì. Se ci fosse all'interno del deserto della linea lilla sul piazzale dello sport, addirittura c'è una fermata ippodromo. Che fa sbagliare tutti i turisti dove scendere, tra parentesi. Perché pensano di scendere allo stadio invece scendere. Su quello non entro nel merito. Però se lì ci fosse un cartello adeguato, un 3 metri per 3 metri, che quindi non toglie gli spazi pubblicitari, non toglie la bellezza architettonica del mezzanino della metropolitana. Uno mette lì e dice: benissimo, qui c'è il cavallo di Leonardo. Ma stazione Cadorna della Rosa si chiama anche Triennale, piccolino, c'è scritto di fianco. Ecco, allora sono delle piccole modalità che sicuramente aiutano molto. No? Ecco, invece si va per compartimenti stagni. Ma questo qui è un dato, cioè Milano, c'era l'indagine dell'Ipsos che nel 2015 raffigurava un pochettino Milano. Sì. No? Milano è un grande alveare, no? Con tante celle che non comunicano tra di loro, per cui tante api operose che però non comunicano. Allora, il tentativo è proprio quello di mettere insieme un'iniziativa che possa, valorizzando tutti quelli che sono gli elementi che ci sono già presenti nella nostra città, persone, associazioni, bellezze e quant'altro, che siano visitabili. È chiaro che siano anche fruibili dalle persone, perché proprio c'è questa non conoscenza. Per cui il tema della indicazione sarà un tema che noi porremo, perché se non c'è indicazione uno dove va? No? Non sa dove andare, ci va per caso, per conoscenza. Invece deve essere un'impostazione strutturale, ma diremmo che proprio i mezzi pubblici di Milano sono un veicolo privilegiato dell'informazione. Ad esempio, anzi, però, fermata del tram a quanti metri? Fermata del tram 14. Fatti, 100 metri neanche. Sì, no, meno. Fatti. No, poi c'è anche la 40 che collega con la metropolitana. Ah, ecco. No, perciò diciamo per raggiungerla si può raggiungere, ma il problema che forse si potrebbe dire, il tram è uno strumento importante come collegamento, ma è uno strumento silenzioso, perché non dice che lì c'è la Certosa e uno ci deve arrivare. Quello che appunto mi rimproveravano è proprio la difficoltà fisica perché tanti ricordo delle persone che sono venute a piedi da Piazza del Duomo fino alla Certosa, mi hanno raccontato la loro avventura e progressivamente per strada chiedevano indicazioni. Praticamente nessuno ha saputo dirgli cos'era la Certosa di Carignano.
Beh, da Piazza del Duomo a piedi la Chiesa di Carignano è una bella avventura da farci un film quasi, nel senso che insomma vedi tante belle cose. È un percorso infatti dove si vedono davvero tante cose, dove sicuramente più di un punto ti fa dire ok, ho sbagliato strada, ok, sto andando nella direzione sbagliata. E invece il fatto è che non trovavano rispondenza nelle persone. Zia, le persone non sapevano minimamente cosa fosse. Questo è il punto, è un peccato. Allora la nostra città, Milano, deve muoversi proprio con questa modalità. Va bene i grattacieli, il nuovo skyline, bellissimo, no? Però c'è tutta una parte di città che è non conosciuta, nello stesso tempo è anche vissuta parzialmente, perché se non conosci la tua città la vivi parzialmente, no? Diventa... Invece è un'occasione per tutti, residenti, nuovi milanesi e turisti. E turisti. No? Mettiamo le cose un po' insieme che aiuterà. Roberto, appunto, per farsi conoscere sicuramente voi fate anche varie attività all'interno della Certosa, sì. Raccontaci un po' quello che avete fatto, quello che state facendo. Certo. Allora, come amici della Certosa ci occupiamo di più aspetti. Uno, quello diciamo più importante, è accogliere le persone, fare visite guidate, accogliere i gruppi, eccetera. Però nel contempo ci occupiamo anche di promuovere attività culturali, concerti, ma di tutti i tipi. Noi abbiamo fatto a settembre 2 concerti con Mito, perciò ospitiamo concerti almeno una decina l'anno. Abbiamo una galleria d'arte all'interno degli spazi della Certosa dove facciamo mostre di pittura, fotografia, scultura, cioè anche una cosa contemporanea. In più ci occupiamo delle pubblicazioni e di tutte le iniziative culturali che possono avere un interesse per la Certosa stessa. Avete anche, immagino, un sito internet, una pagina Facebook. Certo. Dacci un po' le coordinate per seguirvi, sì. Per vedere tutto quello che allora, fate. Lì nel nostro sito sono sempre indicate le nostre iniziative e anche altre attività, come visitare la Certosa, se uno vuole organizzare un gruppo, qual è la strada da seguire, eccetera. Il sito è www.certosadimilano, ovviamente, www.certosadimilano.com. Comunque poi metteremo i link anche nei commenti a questa diretta, così potete vedere tutte le iniziative, seguire bene anche e soprattutto trovare la strada, l'indirizzo giusto per andare, così non avete bisogno delle indicazioni che non ci sono, no? Walter, siamo quasi in chiusura ormai, vedo che il tempo è arrivato alla fine, però ti chiedo appunto, quali sono le indicazioni? È un tema appunto su cui ci porrai molto l'accento, su cui Consulta Perfetto Milano vuole fare un ragionamento più ampio, forse anche all'interno del percorso di scuole di periferia a questo punto. Sì, scuole di periferia diciamo che è lo strumento, per cui è uno strumento piuttosto stabile. In questo mese di ottobre abbiamo 3 lezioni cosiddette, proprio perché a scuola di periferia abbiamo messo lezioni, non solo incontri, articolati sul territorio. Un paio di questi saranno esattamente sul tema. Partiremo martedì 16 a Chiama Milano, quindi in via Loghetto, nella centrale vicino all'Università degli Studi di Milano, dove metteremo esattamente a tema questo della visibilità e della visitabilità di tutti questi monumenti. Interverranno vari soggetti che possono contribuire, da chi ormai da decenni fa un libro, un opuscolo quindicinale, no? Che diffonde tra gli alberghi, raccontando un po' di Milano e non solo. Ecco, questo qui è uno strumento che esiste. No? Solamente che va avanti lo strumento per la sua parte, no? E non se ne sono mai non hanno mai utilizzato gli amici della Certosa, per esempio, no? Perché non si conosce, no? Perché appunto Milano sono tante celle, no? È un operoso alveare con tante celle che non comunicano tra di loro. Allora gli incontri, le lezioni di a scuola di periferie servono proprio per incontrarci. L'altro incontro sarà invece in biblioteca Arara, proprio a 200 metri dal Cavallo di Leonardo, dove questo sarà il sabato 20, 25, 27 credo sia di ottobre, no? E appunto è indicato anche nel video adesso, dove proprio a partire dal Cavallo di Leonardo proposte dalle periferie, perché le periferie
che sono un po' lasciate ai margini, nella dimenticanza, non sono assolutamente brutte. Ci sono sicuramente, come abbiamo detto, delle enclave molto problematiche, no? Ma invece, come la Certosa di Milano, ci sono delle opere bellissime, ma abbiamo anche tanta monumentalizzazione, abbiamo tanta architettura. Allora il tema è proprio quello di costruire, mettere a sistema in rete tutta una serie di percorsi in maniera tale che la nostra città sia conosciuta e anche vissuta. Perfetto, va bene. Allora, Walter, io ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi, ci vediamo martedì prossimo. Grazie. Grazie mille Roberto, ci vediamo allora alla Certosa di Milano. Finalmente abbiamo scoperto che Milano ha una Certosa, e a tutti gli effetti chiamarla Certosa di Milano è il suo nome e cognome corretto, quindi siamo ben contenti che sei venuto qui oggi a raccontarci questa bella storia. Grazie a voi. Grazie davvero a Roberto Grimoldi, amici della Certosa di Milano, grazie a Walter Cherubini, Consulta Periferie Milano. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui su Milano All News con Good Morning Milano, 12.30 in diretta con voi. Grazie mille, arrivederci.